dopo aver individuato il mercato, aver capito in base alla location qual è il software da utilizzare. Perché dico in base alla location? Perché se io vado, torniamo a parlare di città, se io vado a Milano e a Milano utilizzano tutti Maya, userò Maya, ok? Se vado a Roma e utilizzano tutti 3DX Max, vado e utilizzo 3DX Max. Se vado in Singapore e magari utilizzano Blender, allora imparerò Blender. Quindi capire il software, capire la location e il software che utilizzano, oltre anche al determinato settore, perché ovviamente magari nel settore architettonico a Milano utilizzano Revit e a Roma utilizzano AutoCAD. Quindi sono due mondi dello stesso settore, ma due cose diverse, quindi bisogna un po' capire anche quello. Ho un amico, per esempio, livornese, che lui voleva imparare AutoCAD e fino a 36 anni non ha imparato AutoCAD, dopo ha dovuto imparare AutoCAD per poter accedere a dei lavori che prima non poteva fare. Ad ogni modo, secondo me, quello che c'è da fare è crearsi una reputazione. Oggi crearsi una reputazione con internet è semplicissimo ed è molto veloce, come è molto veloce anche perdere totalmente questa reputazione. E cosa voglio dire? Cosa intendo io con crearsi una reputazione? Vuol dire che oltre ai social network, lo dico anche per i giovani, esistono i forum. I forum a volte sono dei posti dove ci sono i dinosauri come me che frequentano ancora i forum, dove però si possono trovare tante informazioni. Oltre a trovare tante informazioni, magari uno può trovare anche la possibilità di creare, per esempio, un VIP, oppure quindi un work in progress, non un VIP, ma un work in progress. La possibilità anche magari di creare dei tutorial, la possibilità magari di creare anche altri contenuti, anche dei modelli, e metterli a scaricare gratuitamente oppure anche a pagamento. È logico che creandosi una reputazione con mostrando i propri lavori, quindi quando però si mostrano i propri lavori in pubblico, che sia un social network, che sia un forum, o sia anche semplicemente tramite mail a una persona, bisogna innanzitutto mettersi in uno stato d'animo di poter accettare la critica, ovviamente se costruttiva, perché se io ricevo una mail di un lavoro e dico fa cagare senza dare motivazione, quindi senza spiegare perché fa cagare, è logico che non è una critica costruttiva. Se però dico questo modello secondo me non va bene in questi punti perché qui hai dei problemi di topologia eccetera eccetera, quindi spiegando tutto il perché, allora quella è una critica costruttiva, è una critica che ti aiuta a capire come poter migliorare al meglio quel determinato elemento. Quindi la si deve comunque accettare. La si deve accettare anche quando ti dicono che fa cagare il modello che hai fatto. Dico il modello, ma potrebbe essere il render, potrebbe essere l'effetto, potrebbe essere qualsiasi cosa che tu vai a produrre. Ovviamente uno non è che deve rispondere subito con una parolaccia e poi dopo andare a spiegare perché lui secondo te non fa così schifo. Magari uno può dire in maniera molto educata, cercare di farsi spiegare perché secondo questa persona il modello non va bene. Parliamo di modello, ma come sempre si può parlare anche di qualcos'altro. È molto più facile, secondo me, criticare buttando così un commento brutale, ed è molto più difficile con l'educazione cercare di farsi spiegare perché. A volte chi magari lancia un commento brutale è una persona che poi dopo cerca un po' la rissa virtuale, ok? Perché comunque dalle tastiere siamo tutti bravi, però poi di persona o al telefono, e ne ho le prove, non siamo tutti così bravi a essere forti, nel senso non sappiamo molto come reagire, quindi c'è quell'arroganza che ci aiuta lo schermo, e adesso gli schermi sono quelli dei cellulari, a nasconderci dietro questi schermi, si va un po' a perdere quando magari invece si ha un contatto diretto.
E secondo me bisogna sempre comunque mantenere una sorta di educazione e una sorta di dialogo costruttivo proprio per capire meglio come fare le varie, come poter evolversi. E quindi creandosi questa sorta di reputazione anche tramite dei forum internazionali, si ha la possibilità di avere un minimo, dico veramente un minimo di notorietà. Quando non c'erano i social network, mi sembra di parlare come mio nonno, c'erano i siti internet. Io fino al 2011 non ho mai dovuto spedire un curriculum, ok? Perché appunto tramite un sito internet, se andavo online su Google, cercavo Matteo Migliorini, veniva fuori il mio sito come primo risultato. Oggi invece i primi risultati, se anche vi cercate voi stessi, quello che viene fuori magari sono o il Facebook, se ce l'avete, o comunque qualche vostro omonimo ci sarà nel mondo che avrà il vostro stesso nome e cognome, e quindi magari viene fuori la pagina con i profili di Facebook, di Twitter, di LinkedIn e così via. Quindi è buono, secondo me, innanzitutto cercare anche di investire un po' sui social network, però bisogna investire senza pensare che un social network, quindi un Facebook, sia un sito internet. Questo è un grandissimo problema, specialmente quando si va a creare la struttura, ok? Quando si va a creare la struttura, non è che io mi affido a un professionista che ha una pagina di Facebook e non ha un sito internet. Io sarò vecchio stampo, sarò vecchio stile, sarò un dinosauro su queste cose qui, ma non credo che un profilo di Facebook possa essere utile per poter avere comunque del lavoro. Nel senso, un profilo di Facebook a me non dà la sicurezza di poter affidare poi un lavoro a una persona. Ovviamente ci sono casi e casi, però non credo che sia la via più giusta. Specialmente quando magari ti devi presentare e vuoi fare un pochino il passaggio, vuoi un pochino fare lo step superiore, passare di livello. Quando vuoi passare di livello, non ti puoi affidare a un social network per poter passare di livello. Quindi, secondo me, bisogna avere anche un sito internet. Poi un sito internet può essere semplicemente una pagina in bianco con scritto «Salve, io faccio tappi per le orecchie, per esempio, li faccio benissimo, questo è il mio prodotto». Basta. Quindi non è che bisogna lavorarci un monte. Poi ci sono una marea di altri discorsi sull'immagine, sulla grafica che bisogna ottenere, bisogna avere. Ma questi sono discorsi comunque futuri. L'altro aspetto importante è come impostare il proprio curriculum, il proprio portfolio e il proprio reel. Allora, il curriculum, io sono un bastion contrario ai curriculum, onestamente, nel senso che i curriculum che spesso si fanno, che comunque tutti avranno fatto almeno una volta nella vita, è il curriculum in formato europeo, che è una fesseria immensa. È una fesseria immensa perché il curriculum spesso è un modello che è scaricato da internet e magari ha all'interno delle parole che chi fa o chi ha fatto un minimo di risorse umane riconosce subito che sono parole prese da altre parti e messe lì dentro, che magari non fanno parte realmente di voi stessi. Io vengo da un mondo, prima di studiare, io ho studiato design, come ho studiato anche economia, quindi ho studiato un minimo di economia perché mio padre voleva che io andassi a lavorare in banca da lui. Ad ogni modo, quando io nel curriculum di miei coetanei che hanno fatto design e che quando io lavoravo già in alcune società di computer grafica mi arrivavano questi curriculum da parte loro che tra l'altro cercavano lavoro come renderisti perché non riuscivano a trovare il lavoro come designer, mi arrivavano con scritto scrittura creativa e quando lo leggi per 10 volte capisci che quel curriculum è una copia di altri. Cioè, non ha senso avere un curriculum che ha quelle paroline magiche che è impostato uguale. Sei un creativo? Allora fai un curriculum creativo. Cioè, non schematizzato
con il logo dell'Unione Europea, con tutta la foto. La foto, io quando sono venuto qua in Danimarca, mi sono accorto subito che il curriculum non lo guardano, lo cestinano. Danno magari un attimo un'occhiata a dove hai lavorato, ma onestamente è assolutamente una cosa un po' particolare. Dico che è un po' particolare perché logicamente ci sono delle regole sulle quali bisogna un attimino sottostare, bisogna un attimino anche far parte di questo gioco. Questo gioco vuol dire che se per esempio noi stiamo in Italia, è naturale che in Italia ci chiederanno il curriculum europeo ed è naturale che dobbiamo scriverci che patente di guida abbiamo, il nostro livello di inglese, il nostro livello di francese, quanto siamo usciti dalle superiori e così via. Quindi sono delle piccole regolette che dobbiamo sicuramente rispettare, dobbiamo sicuramente inserire. Però se, per esempio, siamo dei grafici, parlo così, sono un grafico 2D, è inutile fare un curriculum del genere, perché se io cerco un grafico che mi faccia impaginazioni e mi arriva un curriculum fatto con Word, perché solitamente il formato che si può scaricare è un formato di Word, cioè è un po' imbarazzante, è un po' mi fa capire che questa persona o è una persona che si può adattare alle situazioni, oppure è una persona che non ha quella creatività che mi sta cercando di vendere, ok? Se invece io sono uno che vuole fare impaginazione, allora magari faccio un mio modello molto particolare e glielo mando. E magari ho la fortuna tra 10, 15, 20, 100 curriculum di essere notato solo perché magari è un formato quadrato con due righe invece di quelli che sono tutti rettangolari con il loghetto, con la foto e con la stessa identica tipologia di stampa. Quindi capire anche questo, come capire anche il portfolio. Il portfolio, bisogna fare dei portfolio, per esempio se lavoriamo nel settore architettonico, parlo di quello che forse è maggiormente in giro per l'Italia, è inutile fare un portfolio con delle immagini fatte seguendo un tutorial. È ridicolo. È ridicolo andare a prendere un tutorial e farlo passo passo e poi postare l'immagine nel proprio portfolio. È una cosa stupida. Perché? Perché magari 5, 10, 20 anni fa non c'era nessuno che leggeva online, internet non era così alla mercé di tutti e quindi era più difficile scoprire se quell'immagine era fatta da un tutorial oppure no. Oggi invece vi può capitare che chi guarda quell'immagine vi possa dire: quello è il mio tutorial, quello io l'ho fatto anch'io, quello è del mio amico Tizio Caio Sempronio. Quindi bisogna cercare di essere originali. Quando si studia un tutorial, e questo, su questo io sono molto insistente, non si studia per realizzare il tutorial allo stesso identico modo, ma si studia per apprendere la tecnica e applicarla successivamente alle nostre necessità. Quindi questo vale sia per il portfolio sia per i reel. Quando io vado a creare qualcosa, deve essere originale, originale nella mia lettura, nella mia testa, e deve contenere dei concetti che io ho appreso magari studiando qualcosa precedentemente. Qualche anno fa andava molto di moda riprendere le immagini dei cataloghi, per esempio dell'IKEA, e rifarli uguali. Va bene, quello va bene, perché comunque hai possibilità di ricreare qualcosa che è una reference, poi magari ci aggiungi del tuo. Invece di metterci la tazza bianca, ci metti la tazza nera. Magari invece di modellarsi il seggiolino in plastica attaccato al tavolo, lo fai che è a stazione, cioè nel senso come una seduta, oppure sulla sedia ed è di un altro materiale. Sono tutti quei piccoli dettagli che
fanno la differenza e fanno capire che uno si è impegnato nel fare qualcosa di diverso, e quindi è una persona anche smart che può fare qualcosa di diverso rispetto ad altri, e quindi non ha preso un tutorial, una guida, l'ha letta a pappagallo e l'ha rifatta. Per i reel vale la stessa identica cosa, con l'aggravante, e qui dico aggravante, che spesso chi fa i reel, la prima cosa a cui pensa è quale musica metto. In realtà, chi guarda il vostro reel, mettiamo caso che gli arrivano 100 o 200 reel al giorno, quindi 100 o 200 application. Secondo voi la musica sarà così importante? Non credo, assolutamente no. Quindi è importante fare un reel che abbia innanzitutto la lunghezza, e solitamente tutti guardano solo i primi 30 secondi. Se nei primi 30 secondi, che poi in realtà sono 2, 3, 5 secondi, c'è qualcosa che mi prende, allora il posto è già mio. O comunque ho già un posto dove sedermi per poter fare un colloquio, anche se virtuale, ho già comunque un incontro, ho già qualcosa in più rispetto a quello che magari mostra il test fatto seguendo il tutorial del famoso FX Artist che fa vedere la simulazione di acqua che entra in casa. È un po' imbarazzante perché magari è un tutorial che hanno visto tutti e ci sono altre 100 persone che l'hanno fatto. Magari chi il recruitment che lo guarderà non l'avrà visto, però magari sarà un elemento importante quello di capire che bisogna fare qualcosa di diverso, qualcosa che comunque attiri realmente l'attenzione. E quindi solitamente si mette il miglior lavoro, che non sempre il miglior lavoro è quello che piace a noi o è quello fatto bene, ma si mette, specialmente anche nei portfolio, il miglior lavoro come primo, ok? Quello che dà più effetto, quello che veramente uno lo guarda e, scusate il termine molto maschilista, e si bagna, ok, nel vederlo. E poi si mette il resto andando a scendere di qualità. Ovviamente il primo lavoro che uno fa sarà più brutto, il secondo sarà migliore, il terzo e così via, quindi sarà una crescita. E non si può pensare che dall'oggi al domani uno inizia subito a lavorare facendo delle cose fighissime, ok? Ci vuole del tempo, logicamente. E la cosa, tornando sulla questione dei tutorial, che è un argomento sul quale ci tengo molto, come sicuramente avrete capito, spesso io faccio un tutorial, lo salvo e poi riparto da capo e lo rifaccio 2 o 3 volte, perché in questo modo sono sicuro, magari con tecniche anche differenti, con elementi differenti, sono sicuro di apprendere quello che vado a studiare. E quindi apprendendo quello che vado a studiare ho la possibilità di far sì che la conoscenza sia mia. Quando la conoscenza è mia, ho la possibilità poi di crescere di più. Sito internet è importante, come ho detto prima, secondo me, avere un sito internet. E logicamente, qui si ritorna a parlare anche della questione reputazione, ok? Quello che voi mettete online, che voi avete online anche sul vostro profilo di Facebook, ora io parlo di Facebook perché è il social network che io utilizzo di più, ok? E se mi avete tra gli amici noterete che, a parte a postare le news dei corsi che faccio, a parte a condividere magari delle cose abbastanza serie, però condivido anche delle cose stupide, ok? Perché per me ho uno spazio dove non devo postare un lavoro per far vedere quanto sono bello al mondo esterno. Non devo postare un lavoro per cercare nuovi clienti. È un luogo per me ludico, è un luogo dove io posso postare determinate cose. Logico che non andrò mai a mettere magari qualcosa di troppo estremista. Perché? Perché il recruitment, o comunque il vostro possibile cliente, un giro online oggi lo fa. Lo guarda il vostro profilo Facebook, lo guarda il vostro profilo di LinkedIn, e se voi mettete pubbliche le foto di voi al mare con
5-6 donne, magari dovete lavorare con uno di Dubai e non gli piace vedere le donne con le tette di fuori o voi a petto nudo, perché magari siete anche un panzone, è naturale che perdete un po' di punti, o comunque l'immagine che noi diamo di noi online è quella che solitamente le persone si ricordano di più dai social network. Quindi l'immagine che voi date tramite un social network con un profilo pubblico, ok, perché poi con quello privato, ovvero con il profilo accessibile solo agli amici, bisogna stare anche attenti anche in quel caso, però solitamente uno quando ti accetta con amicizia, o sei uno che accetta tutti e se ne frega, oppure è naturale che uno cerchi un attimino di indirizzare il proprio profilo in un modo che sia un pochino più moderato, ossia, come dire, accattivante per il cliente, o comunque che non faccia vedere determinati aspetti di una persona. Ora, io spero che ognuno di noi, io qui lo dico, poi spero di non offendere nessuno, ma io ho tolto delle persone dalla mia lista di amici, persone che conoscevo per lavoro, che ho conosciuto a delle fiere in giro così, perché onestamente c'erano dei contenuti di stampo politico estremista di una certa fazione che mi davano personalmente, cioè mi davano personalmente fastidio, e quindi ho deciso di eliminare. E io sono una persona che comunque non è che gli chiamava per dei lavori, ok? Non è che li chiamava per potergli offrire comunque un lavoro e quindi ingaggiarli nella propria agenzia. Sono una persona qualunque. Di conseguenza, secondo voi, questa persona qua che mette pubblicamente delle foto di una certa tipologia di forma politica molto discutibile che andava negli anni 40, secondo voi quanti clienti, se i suoi clienti ovviamente non la pensano allo stesso modo oppure non guardano il suo profilo, quanti clienti o possibili clienti perde? Secondo me tanti, perché è un'immagine che lui, che questa persona dà nei confronti del mondo, ok? Quindi online, secondo me, un sito web e poi su dei siti mirati, come ad esempio, dico uno, ArtStation, CG Society, 3D Total, sono tutti dei siti che permettono anche di avere una galleria, permettono, oppure, come si chiamava, Evermotion, sono dei siti, specialmente alcuni sull'architettonico, che permettono di avere una galleria, di postare e di avere una divulgazione gratuita, perché poi ricordiamoci che a volte è molto difficile trovare le possibilità di avere anche degli accessi gratuiti rispetto ad altre situazioni in tutto il mondo. Ok Facebook, ok LinkedIn che ci dà la possibilità di accedere a tutto, ma un sito di settore come ArtStation, che ci sono dei modelli da paura, penso che tutti noi lo conosciamo, dà comunque un accesso diretto a un mondo intero. Quindi vi dà la possibilità di potervi pubblicizzare e avere un eco molto elevato. Quindi secondo me un buon sito internet e un portfolio online anche su questi siti può essere una chiave vincente, sia per creare una reputazione, sia per farvi conoscere e sia anche per prendere volendo dei contatti, prendere volendo dei suggerimenti e migliorarci nel tempo.